Che no, sì. Comunque lei adesso ci canterà qualcosa che è sicuro di poter divulgare in pubblico? Sì, 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 si può. Che l'ha detto sì. Del Mastro, sì, 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 ah, ok, a posto, a posto. No, magari... E allora procediamo con la presentazione di Luciano... Non è segretato. No, non è segretato. Vado? Sì, va, va, va. Vado. Di Luciano Beretta, Gianni Dall'Aglio e Ricky Gianco. Con Pugni Chiusi. Che fatica, eh? Lucio Malan! Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Sei tu, sei l'acqua limpida per me, oh sì, il sole tiepido sei tu. Ciao Malan! Pugni chiusi! Scusi. No, si tenga il microfono, sì, signor Malan. L'ha testato qua perché, insomma, scusi, proprio per una questione, secondo me ha chiamato adesso. No, come mai ha scelto pugni chiusi? No, 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 per curiosità, no, nel senso... Non pugno chiuso. Sì, no, no, beh, pugni chiusi. Pugni molti. Chiusi. Molti. Li ha mai fatti, no? No. No, 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 vabbè, no, mai no. Fatti, scemo io a chiederlo. E la nostra super giuria... Maestro. Maestro Pupiavati. Allora, se io potessi dare due voti distinti, darei 10 a Malan come cantante, come esecutore, straordinario, assolutamente straordinario, ma anche molto convinto, ci credeva davvero, si è inchinato, ha fatto delle cose fuori, un po' anacronistiche per la sua età. Beh, ma ci crede Malan. E lui ci crede. La canzone è un genere di canzone che... cioè i grandi cantanti, Frank Sinatra, perché è diventato Sinatra? E Zazzeroni ce lo può confermare. Perché? Perché sapeva scegliere il repertorio, sapeva scegliere le canzoni da cantare. Cioè lei ci sta dicendo che Malan... Lei dove ha sbagliato la canzone? Sì, perché io lo so. Cioè, secondo me non solo quello, guarda. Io non le darò 10 perché lei ha sbagliato la canzone. Ha sbagliato la canzone, signor Malan, è fatto così. Invece per me l'ha centrata perfettamente. Zazzeroni. Perché l'ha cantata... come nel 1967, c'è un'interpretazione proprio alla Ricky Gianco. Beh, è rimasto lì Malan, infatti. È nato lì? No, è rimasto nel 67. Rimasto... anche prima. Però devo dire, io lo trovo meraviglioso, cioè è stato bravo, interpretato benissimo, col tono giusto, proprio mi ha fatto un anno indietro di 50 anni. Simona Ventura. Non so se è un complimento o un insulto questo che hai fatto. Insulto. Ah, ecco. No, è un complimento, dai. Allora, no, io è perfetto fino a, diciamo, all'urlo finale. Ma quando è entrato? Sì. No. No, ha cantato benissimo fino all'urlo finale che è arrivata la stecchina. Però ci sta, perché aveva preso tanta... si era mossa, si era montata... è venuta la stecca. Io ne so di stecca, quindi lo so. Però devo dire, veramente, ampiamente vicino alla perfezione. Vicino. Andiamo alla votazione della nostra giuria. Ivan Zazzaroni, 10. Simona Ventura, 9. Pupiavati, 8. Presidente Dini, totale di... andiamo da Presidente Dini, che sta tenendo in ordine i conti del paese, ma anche di un Sanremo da pecora. Totale 27. Okay. Per un totale di 27 punti. 27 punti, grazie. Grazie a Lucio Malan. Lucio Malan, 27.